E questa è una dichiarazione che Grush ha fatto di fronte al congresso americano a luglio dell'anno scorso. Signor Grush, lei crede che il nostro governo sia in possesso di UAP? Assolutamente. Il tutto basato sull'intervista di oltre 40 testimoni in 4 anni. E dove? Conosco i luoghi esatti e tali luoghi sono stati forniti all'ispettore generale e in parte ai comitati di intelligence. In realtà ho chiesto alle persone con conoscenza diretta che rilasciassero una dichiarazione protetta all'ispettore generale. Ha mai subito ritorsioni o minacce per la sua testimonianza o qualcosa del genere? Sono state molto brutali e molto spiacevoli. Alcune tattiche usate mi hanno danneggiato sia professionalmente che personalmente, ad essere sinceri. E a conoscenza di persone che sono state ferite o danneggiate nel tentativo di coprire o nascondere questa tecnologia extraterrestre? Sì. Personalmente. Ha mai sentito parlare di qualcuno che è stato assassinato che lei conosce o di cui è venuto a conoscenza? Devo fare attenzione nel rispondere. Ho indirizzato le persone che ne erano a conoscenza alle autorità competenti. Signor Grush, come risultato del suo precedente lavoro governativo, ha incontrato persone con conoscenza diretta o ha avuto conoscenza diretta di velivoli di origine non umana? Sì, ho intervistato personalmente queste persone. Il governo degli Stati Uniti è venuto a conoscenza di prove effettive di forme intelligenti extraterrestri altrimenti inspiegabili? E se sì, quando pensa che questo sia avvenuto per la prima volta? Come ho già detto pubblicamente, fu negli anni 30 del secolo scorso. Lei ha dichiarato che il governo è in possesso di veicoli spaziali potenzialmente non umani. Sulla base della sua esperienza e ampie conversazioni con esperti, crede che il nostro governo sia entrato in contatto con intelligenze extraterrestri? È una cosa di cui non posso parlare in una seduta pubblica. Se credi che abbiamo velivoli precipitati, come hai dichiarato prima, abbiamo i corpi del personale che pilotava questi velivoli. Come ho già dichiarato pubblicamente nella mia intervista a News Nation, sono arrivati materiali biologici con alcuni di questi recuperi. Erano materiali biologici umani o non umani? Non umani. Questa è stata la valutazione delle persone con conoscenza diretta del programma con cui ho parlato, che è ancora in corso. E a conoscenza di individui coinvolti in programmi di ingegneria inversa di velivoli di origine non terrestre? Sì, personalmente. Cioè, ve lo immaginate che al congresso americano si parla di questo? In Italia non hanno detto niente. Nessun media, Rai 1, Rai 2, Mediaset, ha fatto un programma su queste cose strabilianti dove si parla di extraterrestri UFO al congresso americano, dove un ex agente segreto ti dice ce li abbiamo. Siamo messi male.